Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 27 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Quanta energia dispersa tra amicizia e amore. È il cuore oggi e non il lavoro al centro della scena. Naturale con Venere in trigono e la Luna in sestile. Peccato che tra loro bisticcino, segno che il partner è geloso dei vostri compagni d'avventura, mentre loro giudicano lui o lei troppo appiccicoso o addirittura asfissiante. Ma poiché ne siete così innamorati si guardano bene dal farne parola. In effetti la possessività è segnalata anche dalle stelle, vale a dire la coppia Giove-Urano in seconda casa, quella che parla sì di denaro, ma si estende anche al possesso. Da un lato la voglia di libertà e di spazio personale, dall'altra la tendenza a invadere quello dell'altro, come se la fiducia di tanto in tanto venisse a traballare. Regali e doni in arrivo, possono essere anche forti guadagni per fortuna improvvisa, per eredità, per introiti dovuti a vendite. Con il vostro partner troverete una collaborazione che vi permetterà di coronare il vostro sogno d'amore. Periodo in genere molto fortunato e con miglioramenti palpabili ed evidenti. Aiuti diversi e sotto diverse forme, vi sentirete molto attivi e molto energici. Evita cibi molto grassi o ricchi di zucchero. Se fumi non fumare troppo. Organizza una riunione di amici a casa tua. Se Venere e la Luna favoriscono i ritorni d'amore, nei single aumenta il loro fascino e viaggeranno per nuove conquiste. Concedetevi il giusto relax, dopo alcuni giorni che vi hanno visto affaticati, oggi è il caso di iniziare a pensare o a una serata tra amici, bella e spensierata, o anche a un piccolo viaggio da fare nel prossimo weekend. La vostra indecisione non vi porterà molto lontano, avviate una seria riflessione sul vostro modo di vivere l'attuale e cercate di darvi degli obiettivi concreti da realizzare a poco. Non lavorate di fantasia, ma siate realistici. Oggi, i nati di lunedì, potrebbero essere particolarmente fortunati con il gioco. Per gli altri, normale amministrazione. Se negli ultimi tempi le cose con il partner non sono andate per il meglio, cercate di aprirvi al dialogo. Nella vita affettiva lasciatevi guidare dalle emozioni, buttandovi alle spalle dubbi e preoccupazioni. Un giorno potreste pentirvi della decisione sbagliata che potreste prendere oggi, non abbiate fretta di decidere e non scaricate sugli altri le vostre angosce. Aspettate ancora la persona giusta e non resterete delusi. Guardatevi intorno perché potrebbe essere più vicina di ciò che immaginate. Sarai scontroso, suscettibile e troppo frettoloso. Evita di offendere anche involontariamente, oggi sarai tentato di farlo. Vi piacerà dedicarvi oggi alla famiglia e con questa scelta recuperate il senso delle radici. Anche se non tutto fila proprio come vorreste, il clima allegro e la voglia di divertirvi non mancano. Sole, Marte e Plutone, i vostri tre nomi tutelari, vi mostrano una strada in salita, specie se dovrete affrontare esami, concorsi e prove varie, ma un buon la Luna vi regala la prontezza di riflessi mentali. Ideale per arrivare primi a ogni traguardo, come a voi più si confà, specie se siete nati in aprile. Infine, Nettuno se appartenete alla terza decade vi dona uno slancio spirituale e vitale illuminante, essenziale per avere il morale sempre alto. Sì il cuore, ni il portafoglio, ecco il riassunto dell'assetto celeste odierno, a favorire l'amore Venere ancora per poco in Leone solleticata però dall'opposizione lunare in Acquario, dunque riguardo alla vostra storia sentimentale gli amici stuzzicano pigliandovi in giro. Quanto alle finanze Giove e Urano continuano a fare il paio in seconda casa, appunto il salvadanaio dell'oroscopo, bersagliati però dalla quadratura lunare, segno che se una persona cara vi chiede un prestito non avrete il coraggio di dirle di no. Amore ed Eros. Situazione imbarazzante, il partner da un lato, gli amici dall'altro che non si vedono di buon sangue. Peggio ancora i vecchi amici che non sopportano i vostri pargoletti, effettivamente piuttosto turbolenti. Quando invitate a casa i vostri ex compagni di lavoro e università sommergete i piccoli di mille raccomandazioni, dimenticandovi la milleunesima, quella determinante.
somigliate per caso alla famosa matrona romana Cornelia, che presentava i suoi figli gemelli come gioielli? I vostri proprio gioielli non lo sono, monelli sì. Luna, Venere e Giove lavorano per farvi abbassare progressivamente riserve mentali e freni inibitori vari. Perché dietro il vostro temperamento un po' rude e sbrigativo nascondete un animo profondamente sensibile e passionale. Chi sta puntando al vostro cuore lo ha capito bene, tenete aperte le porte della vostra capacità di innamorarvi, specie se siete nati nella terza decada arietina. Lavoro e denaro? Se avete fatto società con alcuni amici il lavoro procede bene, ma quando si tratta di spartirvi la torta qualcosa da ridire c'è e ogni volta che ci si riunisce ci sono obiezioni. Sostanzialmente vi volete bene e andate d'accordo, ma chi ha il carattere da rompiscatole lo tira fuori nei momenti meno opportuni. Serata piacevole ma costosa, uno spettacolo o una cena al vostro club incidono sul vostro bilancio, una tantum si può fare, spesso no. Lavorare non vi stanca, anzi stimola la voglia di produrre e avanzare nella carriera sempre di più. Saturno in ottimo rapporto col vostro segno, specie se nati dal 22 al 25 marzo, vi assicura di essere in linea con tutti i tempi previsti in ufficio. Benessere. Sani e belli, avete la fortuna di poter mangiare parecchio senza mettere su peso. Il fegato però non è contento e a lui sì che dovete dar retta coccolandolo con succhi di frutta o di verdura. Quanto agli alcolici non sono indispensabili, ogni tanto il cocktail o la birretta ci sta, ma ricordate la massima latina. Quod non servat occidit. Per lei, acquisto folle ma di gran soddisfazione, trovate i biglietti per il concerto del vostro gruppo preferito, costa una fortuna, ma che fortuna trovarlo. Per lui, l'idea di gustare un bel piatto preparato ad arte con gli amici ci sta, senza rinunciare. All'innaffiatoio. Ricordatevi però che domattina dovete purgare i vostri peccati con 50 piegamenti. Un bel fisico costa caro. Colore delle emozioni, fucsia. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.